La calorosa accoglienza ricevuta durante il viaggio negli Stati Uniti, la piaga degli abusi sessuali, il processo di pace in Colombia, il ruolo delle donne nella Chiesa. Sono alcuni dei temi toccati da Papa Francesco durante il volo Philadelphia-Roma, rispondendo alle domande di diversi giornalisti del seguito. Pensando alla crisi migratoria in Europa, il pontefice ha parlato dell'Africa come del continente sfruttato, prima gli schiavi, poi il saccheggio delle risorse, oggi le guerre tribali che in realtà nascondono interessi economici. In questo momento Europa è in difficoltà, è vero, dobbiamo essere intelligenti perché viene tutta quella ondata migratoria e non è facile trovare soluzioni, ma col dialogo fra i paesi devono trovarla. I muri mai sono soluzioni, invece i ponti sì, sempre, sempre. Non so, quello che penso sui muri, le barriere, no, durano poco tempo, molto tempo, ma non è una soluzione. Il problema rimane con più odio. Tornando a parlare degli abusi su minori, il pontefice ha ribadito che è un sacrilegio e che anche chi ha coperto è colpevole. Con lo sguardo rivolto all'imminente sinodo dei vescovi sulla famiglia, Papa Bergoglio ha messo a fuoco le paure dei giovani sul legarsi per tutta la vita e ha chiarito la riforma sulla nullità matrimoniale. Mi piace che lei abbia fatto la domanda sul divorzio cattolico. No, quello non esiste. O non è stato il matrimonio, questa è nullità, non è esistito, e se è esistito è indissolubile, quello è chiaro. Papa Francesco, che ha ribadito anche il suo desiderio di andare in Cina, ha poi risposto a una domanda sulla sua grande popolarità. E tu sai qual era il titolo che usavano i papi e che si deve usare? Servo dei servi di Dio. È un po' differente della start. Le stelle sono belle per guardarle, eh? A me piace guardare quando il cielo è sereno nell'estate, ma il Papa deve essere il servo dei servi di Dio.